Un saluto da Mattia. Quando ero piccolo adoravo i Pokémon e adoravo anche la PlayStation. E così, quando passando davanti alla Coop dal mio rivenditore di giochi masterizzati di fiducia, trovai un gioco dei Pokémon per la PlayStation, impazzii di felicità. Subito lo comprai e lo portai a casa, ma solo per scoprire che si trattava in realtà di un gioco in cui un umanoide volpe furri rincorreva pipistrelli con un fucile per sterminarli in preda all'odio razziale. Ecco, quello che Putin sta cercando di fare con lo champagne è più o meno la stessa cosa. Sperando che poi non finisca a vendere parmigiano grattugiato al posto della cocaina. Anche se a livello di prezzo, siamo lì. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome champagne soltanto per indicare i vini spumanti prodotti in patria e che quindi vieterà il commercio dei vini stranieri che sull'etichetta hanno questa dicitura. Comunque Putin con lo champagne è l'essere più malvagio mai visto. La legge ha portato non poca agitazione in terra francese. Dopo l'esclusione agli europei e il secondo posto all'Eurovision, proprio non si riesce a trovare pace in ambito europeo. Mi dispiace un sacco. Vabbè, a parte gli scherzi, stavolta fanno bene a lamentarsi, eh. Però, in pratica, quando la legge entrerà in vigore, in Russia potranno essere messi in commercio col nome champagne soltanto i vini russi che sono ottenuti con un procedimento completamente diverso rispetto al classico champagne francese. Giusto per dare un'idea, allo champagne servono almeno 12 mesi di affinazione sui lieviti. Lo champagne russo, in un mesetto di fermentazione, pronto e via. Tutti i vini francesi di questo tipo non potranno quindi più avere la scritta champagne sull'etichetta e dovranno essere venduti come semplici spumanti, nonostante lo champagne francese sia un simbolo delle eccellenze enogastronomiche del paese e la sua produzione sia anche tutelata dalle leggi europee e protetto in 120 paesi. Mentre insomma, quello russo non lo trovi neanche nei pacchi per Natale dell'Eurospin. Oh, non che abbia niente contro l'Eurospin, però ci ho comprato uno yogurt e si muoveva. L'associazione dei produttori di champagne ha invitato i propri consociati a bloccare le esportazioni in Russia fino a nuovo ordine, cosa che effettivamente le principali marche hanno cominciato a fare. Marche che neanche vi dico perché sono così povero che non riesco neanche a pronunciare il nome correttamente da quanto mi si asciughi la bocca. Secondo la Coldiretti, la situazione di incertezza potrebbe avvantaggiare l'export italiano, che vede nel mercato russo il quarto mercato di sbocco e che, rispetto al 2020, nei primi tre mesi ha già registrato un più 37%. Insomma, sembrerebbe tutto a posto per le nostre bollicine made in Italy. A meno che non sia solo l'inizio e le intenzioni di Putin non siano anche di bloccare, ad esempio, il Prosecco. Ma no, dai, non ce lo farebbero mai, ci vogliono troppo bene, poi sono simpaticissimi, dai. Cioè, poi da un paese che ha come idoli nel 2021 Albano, Pupo e Toto Cutugno, dai, cioè, è amore incondizionato questo. La decisione di Mosca potrebbe infatti essere solamente la punta dell'iceberg di un processo iniziato dopo l'annessione della Crimea nel 2014. Putin decise infatti di mettere l'embargo a molti prodotti alimentari in risposta alle sanzioni economiche imposte alla Russia dai vari paesi europei, tra cui l'Italia. E già in questo caso si iniziò a registrare una bella diffusione nei supermercati russi di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare col Made in Italy, come il parmesan, la mozzarella, la robiola, ma anche la mortadella e l'insalata buona Italia. E anche qui non so a livello di qualità, cioè le mozzarellosche che compravo in Polonia, se le lasciavi in frigo per 3 giorni si gonfiavano. E questa non è una battuta. Ecco, l'ambulanza direi che sta a meraviglia. L'azione riuscì a dare una buona spinta ai formaggi made in Russia e quindi questo dello champagne sarebbe un tentativo di rivitalizzare l'industria del vino spumante russo, tra l'altro sviluppata proprio nel territorio della Crimea, quello annesso nel 2014. E parlando di champagne e spumanti, è arrivata dalla Croazia la richiesta alla Commissione Europea di registrazione del marchio Prosek. Vi dice qualcosa? Vi dice niente? Prosek? Adesso vi sta salendo il nazionalismo, finché si parla di champagne, fotte sega, ma ora è...
Il Prosek è una linea di vini frizzanti croata e naturalmente i produttori italiani si sono subito inalberati andando a richiedere la respinta della richiesta della Croazia. Perché dai, Prosek. La difesa dei patrimoni agroalimentari è infatti uno dei punti più importanti per i grandi paesi esportatori come l'Italia e la Francia. Importante sia per i consumatori che possono acquistare prodotti garantiti riconoscendone la denominazione, ma anche per i produttori che in questo modo possono avvalersi di una certificazione che gli garantisca un premium price e un riconoscimento della qualità dei prodotti, ma anche per i paesi stessi la cui cultura si basa sulle eccellenze culinarie. Non si può cancellare tutto così con un colpo di spugna solo perché ci fa comodo per spingere un po' le aziende locali, anche perché poi restano fregati pure i consumatori comunque. Cioè, mo cosa facciamo? Prendiamo la Ferrari, la obblighiamo a vendere le proprie macchine come Fiat Panda e attacchiamo un cavallino davanti alle macchine russe? Dai. E niente, penso che sia più o meno tutto. Fatemi sapere che ne pensate con un commentino qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate le campanelle, così vedrete tutti i video riguardanti l'attualità, le news, gli approfondimenti che farò in futuro e basta. Alla prossima!